ma insomma anche oggi, cioè oggi, questa settimana per la storia del farmaco, avrei pensato di più che consigliare e anche di parlare di un libro, ma nella maniera in cui non ne parlo, anche perché non si può parlare dei libri, i libri non si spiegano, non si può, nemmeno gli autori, sì, al di là della storia, della letteratura, un professore può benissimo per ore e ore fare le sue lezioni, invece io dico questo, bisogna ripartire dai classici, che è una mia, come dire, missione e fissazione da quando dirigo la biblioteca, e allora per questa settimana il farmaco che consiglio, più che consiglio, ecco, diciamo una nostra rilettura, che poi ci porterà nelle prossime puntate anche altrove, e si lega a questo farmaco, che è I Viceré di Federico De Roberto. Non parlo né di Federico De Roberto né dei Viceré, non consiglio nemmeno. È una grande opportunità però che la storia della letteratura di questo paese ci può offrire, ci offre. Allora, I Viceré De Roberto, che poi troveremo più avanti perché questo libro, le cui orme arriveranno anche in maniera gattopardesca a un altro grande, che molti forse avranno intuito, chi non l'ha intuito non ci interessa, ma quello che ci interessa è, attraverso i Viceré, la vostra rilettura, il nostro rileggersi, la nostra storia. Per cui il farmaco di questa settimana, della Biblioteca Consorziale, il BCV, è I Viceré di Federico De Roberto. Grazie.